anche per la stagione 2021 ci presenta una gamma prodotti non solo ampia ma anche ben diversificata. Rimangono sostanzialmente inalterate le gamme già note, ma non mancano le novità. Ai semi integrali con letto basculante si affiancano le versioni P senza letto basculante. Viene inserita anche la serie speciale Magis Elite su Ford con cambio automatico e si allarga in maniera netta l'offerta di van, che ora propongono anche il tetto sollevabile a soffietto. Fino allo scorso anno i furgonati Kyros erano proposti in due gamme, ora le gamme diventano tre. I Kyros in versione base sono il gradino d'ingresso al mondo dei van CE. Sono furgoni camperizzati che scendono sotto i 40.000 euro e si caratterizzano per l'interno semplice e la dotazione ridotta rispetto alle serie maggiori. Sono disponibili solo tre modelli, con letto matrimoniale, con doppio letto matrimoniale a castello e con letti singoli gemellati, lunghezze da 599 a 636 cm. Ben più sviluppata la gamma intermedia Kyros Evo Limited, che raggruppa 7 modelli con lunghezze variabili da 541 a 636 cm. La gamma al top, Kyros Elite, è identica alla serie Evo Limited per quanto riguarda gli schemi abitativi, ma propone un arredo leggermente diverso e una dotazione di serie decisamente più ricca. Il salto di scala è evidente soprattutto osservando gli schemi abitativi. È infatti solo nelle versioni Kyros Elite e Kyros Evo Limited che compaiono i nuovi modelli con tetto sollevabile a soffietto, una soluzione che permette di avere due posti letto aggiuntivi sopra l'abitacolo. Ed è sempre nelle serie Kyros Elite e Kyros Evo Limited che troviamo le inedite versioni Duo XL, caratterizzate dal grande letto matrimoniale posteriore basculante, pensato per variare a piacimento l'altezza del vano di carico. Inoltre notiamo che i Kyros in versione base mantengono la cappelliera sopra la cabina, mentre i modelli superiori hanno la soluzione Open Space con la continuità tra cabina e abitacolo. Nella gamma Kyros ci sono però anche novità comuni a tutti i livelli di allestimento. Nuovo è ad esempio il vano toilette che troviamo su vari modelli di van CE. Ha il lavabo posto in un angolo, nonché una serie di vani di contenimento integrati nelle pareti. Tutto questo aumenta lo spazio per il vano doccia. Anche nel blocco cucina troviamo un accorgimento che agevola i movimenti dell'equipaggio. Infatti su alcune versioni del Kyros viene adottato un frigorifero compressore Dometic con doppio sistema di apertura della porta. Si può aprire il frigorifero sia dall'abitacolo sia dall'esterno nella zona veranda con il portellone aperto. Nelle gamme Oron e Magis troviamo poi alcune novità. L'Oron 91 XT, ad esempio, è un semi-integrale dal prezzo basso e dalla lunghezza ridotta, solo 599 cm di lunghezza. Possono dormire tre persone, c'è un matrimoniale trasversale posteriore e un singolo basculante anteriore. Volendo, si può anche trasformare in letto la dinette. L'armadio è sotto al letto posteriore e offre tanto spazio per riporre abiti appesi e piegati. C'è anche una pratica cassettiera. Con l'armadio sotto al letto viene certamente ridotta la capacità del garage, ma avere un vano di carico chiuso fa sempre comodo, pur piccolo che sia. Viste le dimensioni del veicolo non possiamo pretendere una grande cucina, però non manca un grande frigorifero, c'è infatti un modello da 142 litri. Anche nel bagno non possiamo aspettarci grandi spazi, ma la soluzione del lavabo all'interno del vano doccia è ultra collaudata e a nostro avviso rappresenta un ottimo compromesso. Il semi-integrale 91 XT è presente sia nella gamma Oron sia in quella Magis e si può avere su base Fiat Ducato oppure su Ford Transit. Altra novità presente nelle gamme Oron e Magis è il semi-integrale 66 XT da 7,5 m con il letto centrale posteriore e il grande bagno trasversale. Ma c'è anche il semi-integrale 34 XT da 7 m che si caratterizza per il vano posteriore con letto singolo ribaltabile in aggiunta al matrimoniale basculante anteriore. Non manca una serie speciale. È il caso della nuova serie di semi-integrali Magis Elite, che comprende 6 versioni, tutte con letto basculante e tutte su base Ford. Sulle versioni Elite, l'ottima dotazione di serie del Magis viene ulteriormente incrementata. Nel prezzo è compreso sia il motore da 170 cavalli, sia il cambio automatico, dall'oscurante plissettato in cabina e la porta d'ingresso con chiusura centralizzata a due punti. Tra le versioni più interessanti c'è sicuramente il Magis Elite 84 XT,
lungo 745 cm e dotato di zona notte con letti gemelli e bagno con doccia indipendente.